Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il piccolo chiostro, la foresteria, l'ingresso del convento e, come promesso, vi portiamo all'interno del piccolo refettorio, il primo refettorio di questo convento, dove Padre Pio ha pranzato con i suoi confratelli nel lontano 1916, per poi ritornare, perché il grande refettorio è quello che era stato realizzato per il seminario serafico, perché qui c'era un seminario serafico, quindi il giovane frate era anche il direttore dei seminaristi e quindi doveva pranzare insieme ai ragazzi. Questo era il posto di Padre Pio da Pietrelcina. Eh sì, perché ci fu la richiesta da parte di Padre Pio nei confronti del padre guardiano di poter ritornare, nonostante il seminario, di poter ritornare a pranzare con la sua fraternità. E questo accadde nel 1928. Ma abbiamo usato un'espressione o un termine, pranzare. Padre Agostino da San Marco in Lamis ci racconta che Padre Pio mangiava soltanto 20 grammi di cibo ogni 24 ore. Fra Modestino invece racconta che Padre Pio mangiava pochissimo, a volte niente, assaggiava appena le pietanze e poi le passava subito ad altri. Il visitatore apostolico Monsignor Rossi, quando affrontò la questione della nutrizione di Padre Pio, basandosi anche su varie testimonianze, va a precisare che c'è un poco di esagerazione quando si dice che vive quasi d'aria Padre Pio. Molto non mangia, ma mangia. Faceva molta meraviglia come potesse comunque reggersi in piedi in confessionale senza un'adeguata alimentazione. Fra Modestino ancora racconta che di rado lui gustava anche un bicchiere di vino, una fettina di fegato di maiale e dei carciofi o delle rape che gli mandavano direttamente dal suo paese natale, da Pietrelcina. Un giorno Padre Pio gli disse: figlio mio, prega per me, io ho il ventre tutto gonfio, mi fa male, oggi ho mangiato soltanto 30 grammi di cibo, il regalo più grande che mi può fare proprio il superiore è che mi debba così dispensare proprio dal mangiare, perché per me è una sofferenza. E durante la malattia Padre Pio si pesò e pesava 83 kg, racconta Fra Modestino. Poi alla guarigione, dopo tre giorni, senza aver toccato cibo, ne pesava 86. Era ingrassato circa 3 kg, senza aver mangiato nulla. Potremmo dire che queste sono le meraviglie di Dio. Padre Damaso da Sant'Elia a Pianisi racconta che una volta stette senza mangiare per 20 giorni. Non c'è quindi da meravigliarsi di quello di cui parlavano nel maggio del 1956 i medici nel primo simposio internazionale di malattie coronariche. Infatti il medico Evans si è espresso in questi termini: per noi medici Padre Pio è un uomo biologicamente morto. Eh sì, perché bisogna tener conto della quantità di calorie che brucia quotidianamente nello svolgimento della sua attività e d'altra parte di quelle che assume mangiando così poco, al limite della sofferenza. Quindi bisogna anche pensare al sangue che perde tutti i giorni dalle sue stimmate, dalle sue piaghe. Quindi per Evans era umanamente impossibile che un uomo in tale situazione possa sopravvivere e tra l'altro in forza del principio scientifico delle calorie assimilate necessarie per l'esistenza umana e delle leggi che vanno così a regolare l'equilibrio fisico-psichico dell'organismo, ribadisce di nuovo Evans, per noi medici è un uomo biologicamente morto.